campione, ci siamo conosciuti prima, no? Ci siamo sentito, stato, abbiamo anche scherzato un attimo e raccontato un attimo, gli ho raccontato quello che è Castagnole. Grazie Paolo, grazie Matteo, Wanda, la famiglia Tarabio. Hai alzato l'asticella, come si vuol dire, Paolo. Uso sempre dire che il Castagnole da alcuni anni ha alzato l'asticella e i risultati ci sono stati. Questo è un altro bellissimo tassello che viene messo questa sera, grazie a ospitare Nicky Biagion. E naturalmente il benvenuto da parte mia, da parte del mio vice sindaco, dell'assessore qui presente, grazie, e tutti i consiglieri presenti, da parte di tutta l'amministrazione. Quante ne hai avuto allora per il modo in cui lo racconti adesso? Hai sempre gli occhi che luccicano. Io ogni volta che ti intervisto, ogni volta che ti incontro, beh ragazzi, io sempre a trasmettere quello. Le corse sono state la mia vita, ho avuto delle soddisfazioni immense, quindi è sempre una grandissima opportunità partecipare a queste serate, raccontare di queste mie avventure. Qui in sala ci sono anche dei ragazzi, dei meccanici, dei tecnici che erano con me in quegli anni e ci siamo visti anche nel pomeriggio e lì allora, ma ti ricordi quella volta, ma come è andata così? Poi ognuno racconta delle cose che magari gli altri si erano dimenticati, delle avventure, delle cose che... E quindi quando... cioè non so se stanno passando troppo in fretta gli anni, però è bello anche ricordare le cose belle che si sono fatte in passato. Carissimi amici di Dimensione Vintage, buongiorno e benvenuti alla 15ª edizione della Castagnole Classic Car 14° Memorial Luigi Tarabio. Per noi è un traguardo molto importante e abbiamo l'onore di annunciarvi che oggi con noi ci sarà il pluricampione mondiale Nicky Biagion. A spasso tra le colline, tra i paesaggi del patrimonio UNESCO, incontreremo le eccellenze del nostro territorio piemontese. Una giornata piena di sorrisi, amicizia e voglia di star bene insieme. La prima meta del nostro viaggio è la cascinetta di Matteo Soria, il prodotto principe che i nostri equipaggi avranno l'opportunità di assaggiare e l'asti nella variante classica da dessert e nella variante brut, una tradizione che va avanti dal 1800. Ribuongiorno a tutti quanti, siamo tornati con vero piacere all'azienda La Cascinetta di Matteo Soria e anche del papà Sergio, che vogliamo ringraziare in primis per aver di nuovo accettato il nostro invito ad ospitarci, e siamo in una delle aziende più rappresentative per quanto riguarda la lavorazione dell'asti. L'asti sia nella forma classica dessert che nella forma brut, che ormai da alcuni anni sta spadroneggiando, andando a competere con altre bollicine un po' più famose. Allora, Matteo, grazie di cuore, e qui nelle eccellenze, nelle realtà vincenti del territorio, una tappa alla cascinetta era d'obbligo. Ma lo è anche per un altro motivo, perché il nostro Matteo è anche un grande appassionato di auto, e tant'è che Nicky
ha rivisto una vettura che gli ricordava una gara in particolare, l'ha addirittura autografata. Quindi Matteo, però tu hai voluto andare oltre questa cosa, e cos'ha di particolare questa bottiglia? Niente, ho fatto un'etichetta apposta per Michi, gli regaliamo 5-6 bottiglie, così almeno gli rimangono come ricordo di questi due giorni che ha passato da noi in Langa. Non mi ero accorto dell'etichetta, guarda, è un onore, sono onorato veramente. Vivo un po' nel mondo del vino, bevo poco ma bevo di alta qualità, perché bisogna fare così, e qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ma non avevo ancora fatto delle etichette dedicate al campionato del mondo 88-89, quindi veramente è un onore, un piacere, e ti ringrazio veramente. Volevamo chiederti se, ecco, potessi firmare questa bottiglia, le altre ovviamente sono regalate, questa rimarrà qui in azienda a testimonianza del tuo passaggio. Ah, con piacere, guarda. Diretta. Allora, siccome da ieri che insomma conviviamo queste due giornate qui a Castagnole delle Lanze, e ho raccontato a Michi della nostra avventura, della nostra iniziativa comunale Adotta un filare nelle Lanze, e devo dire con sincera onestà, per quanto mi contraddistingue, no? Io ho avuto degli altri campioni qua, però questa semplicità, questa che insomma mette un po' anche a suo agio le persone, no? E la tua spontaneità, e anche ieri sera nel raccontare la tua vita da campione, e allora ho deciso di dedicare un filare a Michi Biagio. Oh, che meraviglia! No? Dove ci sarà scritto: questo filare è adottato dal campionissimo Michi. Ho scritto: al campionissimo Michi Bisogno l'amministrazione dedica un'adozione di un filare 2023. Ne sono anche orgoglioso, non sono onorato, ma la cosa più importante, ci tengo a venire a darvi una mano alla vendemmia. Assolutamente. Poi magari, siccome la vendemmia purtroppo quest'anno è passata da poco, giusto, quindi sì, dovrò aspettare un anno, però la potatura piuttosto a marzo, che ci sarà. A marzo verrò per la potatura, è una promessa. Grazie veramente di cuore per questo fantastico weekend. Grazie. Vi lasciamo tranquilli un attimo, chiederei solo un applauso per l'inesauribile Geo Banchio, che ci ha fatto anche da coordinatore per quanto riguarda i movimenti, i parcheggi e tutto, è inesauribile, quindi grazie Geo, grazie di cuore. We'll be right back.
Tic tac tac. Ta come tac a mi. Mic tac tac a ti. Tic tac ti tac. Tac tac. Mi ricordo più tac. Tikka tokka tak to mai me tak mitä kätti to tak to kitä ti to tak tikka tokka koi tak. Momento, ne approfitto per ringraziare ancora il Comune di Castelnuovo delle Lanze, la famiglia Taravio in primis e tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, i nostri partner che ogni anno, li potete vedere in locandina, sono coloro che ci permettono anche materialmente di affrontare questo percorso che pare stia crescendo di anno in anno e ci porta a essere contenti di quello che si fa e speriamo che Luigi da lassù ci continui a guidare. Oggi penso che stia tenendo una mano grande grande per far sì che non piova e quindi non vogliamo neanche approfittarne troppo. Voi siete stati veramente molto bravi, direi di fare un applauso a noi a voi perché siete stati eccezionali. È bello anche vedere che ci mettete poco a risolvere le cose, siete stati fenomenali. Grazie Paolo, io niente, vi rinnovo il nostro ringraziamento per essere qua e oggi ho pensato una cosa che è forse la cosa più bella di tutto e ogni anno quando ci salutiamo tutti ci dite ci vediamo il prossimo anno e secondo me è la cosa più bella che a volte è una cosa scontata ma poi alla fine tutti gli anni le facce sono sempre le stesse oltre a chi arriva di nuovo ovviamente però penso che sia la dimostrazione più bella del lavoro che svolgiamo e quindi veramente grazie ancora a tutti per essere qua. Automobili Taravio, Matteo e la famiglia Taravio hanno fatto un grandissimo lavoro, dopo la grande perdita non si sono buttati giù d'animo, sono riusciti a creare, a portare avanti tutto questo facendolo crescere e un po' come il nostro il territorio che continua a diventare sempre più bello, sempre più appetibile. Grazie ancora, grazie per l'onore che ci fate, non riusciremo mai a sdebitarci per il grande onore che ci date, grazie ancora di cuore. A secret chord that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music do ya well it goes like this the fourth the fifth the minor fall and the major lift the baffled king composed. Ottimo cibo, bellissime vetture, persone straordinarie, Miki Biasion, com'è stata questa esperienza con noi? Ma a parte oltre le vetture, il cibo e le persone, anche dei vini ottimi, quindi no, è stata una bellissima manifestazione, non mi aspettavo tanto affetto da parte dei partecipanti e della gente del posto, effettivamente ho corso qualche anno in queste zone, però sono passati parecchi decenni, ma ritornare qui è sempre una bellissima sensazione, e mi trovo a mio agio e quindi si può dire che è una promessa per tornarci anche alle prossime edizioni. Grazie di cuore, è stato un onore per noi e ovviamente il nostro viaggio all'interno della 15ª Castagnole Classic Car 14ª Memoria Luigi Taravio continua.